Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. Buonasera, sono Anna Giordano dalla Liguria, Italia. Saluto tutti voi che seguite il nostro programma Senza Frontiere, Sin Fronteras, Sans Frontier, un programma che promuove la cultura nel mondo, dando possibilità a tutti gli artisti, che essi siano scrittori, poeti, scultori, cantanti, musicisti, attori e così via, di poter partecipare al nostro talk show settimanale per presentarci le loro opere e promuoverle. Stasera in programma abbiamo delle novità che andrete a conoscere lungo il corso della trasmissione. A voi tutti auguro un buon ascolto e una buona visione. Grazie. Hola, un saluto a tutti. Io sono Carlo Coppola e vi parlo dalla Liguria, Italia. Vi auguro un buon ascolto. Hola amigos, hola mundo, desde Cultura Project. Sin Frontera y Asociado les saluda una vez más Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Esta noche promete, igual que todas las noches de los jueves, participe con nosotros en este ir y venir del tiempo. Buenas noches. Buonasera, sono Anna Giordano dalla Liguria, Italia. Saluto tutti voi, ascoltatori. E spero che saremo in tanti stasera a seguire questa trasmissione, come sempre molto molto interessante, perché ci saranno delle novità, ma non avanzo niente. Vi auguro a tutti un buon ascolto. Grazie. Muchísimas gracias por su preferencia, queridos amigos. En otra emisión más que les damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas y también a los que nos ven por la televisión española. Les saludo con mucho cariño, como siempre, Francisco de Paz Rodríguez, quien les habla desde Chiapas, México, a través de nuestras voces y letras pasando las fronteras en todo el mundo. ¿Qué me hubiera gustado ser en otra vida? Les contestaré más adelante. Ya tenemos la respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Hola Sofia. Salutiamo Sofia. Bene. Hola. Hola amiga. Hola, ¿qué tal? Ok. Hola amigos, buenas tardes. Los saluda Sofía Calvo desde la ciudad de Lima, Perú. Espero se encuentren todos ustedes muy bien, celebrando una Semana Santa bendecida y llena de luz para todos sus hogares y para todos ustedes. Pues como ven, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que lo vamos a ir tratando entre unos y otros, a ver qué nos sale de todo estos comentarios, que espero también sean un aporte o puedan ustedes también tener algo que comentar. Un abrazo y mucho cariño para todos. مساء الخير لكل المستمعين والمشاهدين في كل العالم. من خلال برنامجنا هذا البرنامج الذي يعني بالثقافة، والثقافة هي لقاء الحضارات ونوحد كل الثقافات في العالم من خلال هذا البث المباشر، من خلال بدون حدود. بوناسيرا توتي كوانتي توتي كي ستان اسكولتاندو اي ريدندو il nostro programma senza frontiere, questo programma che coinvolge tutti i segmenti della cultura e delle arti, mostra le culture del mondo, perché la cultura è l'incontro delle civiltà. Fahad Khalil da Benghazi. Fahad Khalil da Benghazi, Libia. Shukran jazila. Prego. State ascoltando Senza Frontiere, programma culturale internazionale prodotto da Cultura Project. Están escuchando Sin Fronteras, programma culturale internazionale producido por Cultura Project. Thank you.
Oggi, in un episodio stracolmo di colpi di scena, ci lanceremo nell'affascinante mistero dell'esistenza umana. Se avessimo vissuto in un'altra era, chi avremmo potuto essere? Ognuno di noi darà spazio alla propria fantasia per esplorare il proprio io del passato. Al termine, i nostri ospiti speciali e i nostri amici che conducono la trasmissione insieme a me metteranno alla prova la loro dizione con la palabra sinfernale e alcuni dei più bizzarri scioglilingue mai sentiti. E per tutti voi invece abbiamo il rumore misterioso. Riuscirete a indovinare di cosa si tratta? Al vincitore dei premi in libri in formato elettronico. Unitevi a noi per un viaggio indimenticabile attraverso il tempo dove l'ironia incontra la storia. Allora, bienvenidos a Sin Fronteras, il programma de charlas che esplora la storia con una sonrisa. Preparate para una aventura sin igual. Hoy, en un episodio lleno de sorpresas, nos adentraremos en el misterioso enigma de la existencia humana. Si hubiéramos vivido en otra época, ¿quiénes podríamos haber sido? Cada uno de nosotros dará rienda suelta a su imaginación para explorar su yo del pasado. Al final, nuestros amigos pondrán a prueba su dicción con la palabra infernal. Algunos de los trabalenguas más extraños jamás oídos. Y para todos ustedes tenemos el ruido misterioso. ¿Podrán adivinar qué es? Al ganador premios en libros electrónicos, únanse a nosotros para un viaje inolvidable a través del tiempo, donde la ironía se encuentra con la historia. Vamos a ver. Pues nada, amigo, en estas idas y venidas entre dimensiones, yo me pregunto, ¿quién envolverá el mañana? El hombre comenzó a idolatrarse compadeciéndose de sí mismo. El mortal es tan diverso y complejo que mientras más se descubre, más necesita. Estímulo tras estímulo, vamos descifrando lo que somos. En este puente de vida, el cielo se abrió. Desde el cosmos se ancló la tierra. Tomó su brújula y echó a andar. Traigo la piel curtida y rayado el corazón. Con grano de sal en la boca y mirada de animal herido. De entre 15 a 20 especies humana, vengo yo. No sé qué me protegió para llegar a ser esencia. Vengo de un mundo de cognición, espinas y sensores ramificados. El solo saberme me provoca emoción y a veces dolor. Vengo de espacios de vida errante, donde el hombre deseó ser hombre sin saber la razón. Mi primer hogar fue pretérito. Me hice guerrera por amor a la vida, a las piedras, al canto, aullando como lobo sin devoción. Canté a la luna, al mar, me sentí tierra, cielo, volcán. Nací haciendo historia, tallando piedra, labrando campos, pintando ideas e identidad. Emané echándome clavado desde el torrente más alto de la humanidad. Heme aquí, con o sin nombre, aceptando cambios y diversidad, admirando la rosa y la espina desde el primer suspiro de arranque que el primitivo dio. Entre mis manos traigo el primer libro de la selva y mi vida, la vida que me imaginó. Soy bocanada de humanidad. No olvidemos que la ignorancia hace al hombre cautivo, creativo u holgazán. Para ustedes, autora Rosario Morales Vargas. Wow. Grazie Rosario. Muchísimas gracias Rosario. Nada. Nada Rosario. Bene, escuchamos ahora Anna Giordano. No,
No, no, passa avanti, perché io non ho preparato niente, quindi lasciami ascoltare un po', mi faccio una figuraccia di quelle mai viste. Va bene, no. Allora, chi avrà sido Anna e nel passato? Una dama o una guerriera? E Sofia, una sirena o una princesa? E Rosario, una bruca o un'ada madrina? Una guerriera. E Francisco, un bandito o un caballero? Scusami. Scusami. E Carlo, Suad, e ustedes, sì. Todos. Allora, Suad, tu chi eri nel... chi saresti stato in un'altra epoca? Io. Una sirena? Però, una sirena? Sì, sì. No, una no, sirena, adesso parlo. Io adesso in questo tempo sono soddisfatta di me stessa, ma se tornassi alle epoche precedenti sceglierai una di queste epoche. Nessuna personalità mi ha impressionato. Ma però io voglio dire una delle epoche seguenti. Se il nostro profeta Abramo, il nostro profeta Mosè, il nostro profeta Gesù Cristo o il nostro profeta Maometto, prego che la pace sia su di loro, affinché io possa osservare e ascoltare da vicino i loro messaggi celesti. E guardo come gli esseri umani sono stati portati dalle tenebre alla luce e senti la corretta applicazione degli insegnamenti dei loro messaggi. Perché ai nostri giorni nulla di essi viene applicato tranne ciò che viene detto. Io sceglierò la Santa Maria, perché è una donna unica e quello che le è successo non era successo a nessuno, né prima né dopo. Lo guarderei a lungo e osserverei tutti i suoi movimenti, come pregava e supplicava senza stancarsi, e vedrei la luce che il Signore le ha dato per essere la donna più pura della terra. E le parlerei, ovviamente, ascolterò attentamente tutto quello che avrà da dirmi e non dirò a nessuno quello che ho sentito da lei. Questa è la persona che io ho desiderato di essere. È una cosa, non si può, ma per questa è una donna pura. E un'altra epoca, il Rinascimento, come di cultura. Il Rinascimento è un periodo di straordinaria crescita culturale e intellettuale, occupa un posto importante nella storia, immersa in Europa durante 3 anni o 4 anni, segnando il passaggio del Medioevo all'era moderna. Questa meravigliosa era vide una rinascita dell'arte, della letteratura, della filosofia, della scienza e dell'esplorazione. Il Rinascimento non solo cambiò l'Europa, ma ebbe anche un impatto duraturo sul mondo nel suo insieme. In questo articolo approfondiremo l'essenza del Rinascimento. Per me queste due epoche. La prima donna che io sempre sogno che dirò se sono vissuta in quel periodo come la Santa Maria, perché è una donna pura, non ce l'ha niente di... è una donna di cielo, io così, ma un'altra donna no, un'altra donna no. Questa solo la donna che era unica gatto. Nel mondo. Non vorresti essere un gatto? No. Un gatto? No. No, un gatto, mamma mia. No, un gatto no. Perché? No, un gatto no. Perché nessuno... No. No. Allora adesso... Non so se... Va bene. Va bene o non va bene? È bellissimo. No, molto bello. Ci avevo pensato anch'io, però sono troppi personaggi che nella mia testa frullano in questo momento. E tu, Carlo? Sarà Carlo. Una sorpresa, Carlo. Allora, io avrei scelto come personaggio Garibaldi, ma non perché viene definito l'eroe dei due mondi, ma per il modo con cui ha vissuto. Praticamente ha toccato tutto quello che diciamo i sentimenti umani, quindi la paura, l'eroismo, l'amore, la politica. Ecco, quindi è un personaggio che ha dentro sé tutte, diciamo, le prerogative che dovrebbe avere un uomo, ma purtroppo non tutti ce l'hanno. Ecco, Garibaldi per me era un uomo completo, anche se
se io è da tempo che lo studio e lo seguo, anche se ci sono degli indirizzi diversi e dei giudizi diversi verso questo personaggio. C'è chi lo definiva praticamente un pirata, un delinquente. Nella realtà invece, andando poi ad analizzare bene in sostanza qual è il risultato totale della vita, cioè e come è vissuto e alla fine che cosa hai ottenuto dalla vita, e ricomprendi il valore di un uomo, il valore di una donna, cioè e nella realtà quali sono i veri sentimenti di quest'uomo. Ecco perché lo seguo, perché è un uomo che avrebbe potuto arricchirsi, avrebbe potuto veramente essere un uomo potente, e invece non ha utilizzato la sua capacità umana per fini propri, ma l'ha fatto sempre per gli altri. Ecco, qui difatti quel libro anche che vi ho dato, no, quello, l'ho messo in rete, quello intitolato Alla ricerca della felicità, c'è un piccolo tratto di questo libro che racconta praticamente di Garibaldi, cioè come ha ottenuto questo violino che poi avrà quel bambino, quel piccolo Rom, avrà questo violino che era il violino che avevano regalato praticamente a Garibaldi per il suo intervento contro la Prussia a Digione. Ecco, quindi io Garibaldi e la storia la inserisco in quasi tutti i miei libri, perché il personaggio che lotta, che riesce a esprimere la sua volontà al di fuori di quello che è invece la coercizione di altri uomini, è importante. Ecco, questo, ecco il perché ho scelto Garibaldi. Ero anche in dubbio se scegliere praticamente il Che Guevara, ma il Che Guevara è una storia molto più moderna, una storia che finisce anche in un modo un pochettino così. Va bene Garibaldi, dai Carlo, va bene. Anche se Garibaldi è un personaggio completo, molto 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 più completo. Anche molto contestato. In lui in sostanza trovi tutto, trovi l'amore, trovi il bene, trovi la speranza, la paura, l'eroismo, tutto. E l'amore. È stato un grande amante, Garibaldi. Un grande amante. Non so se... È un grande amante, non so se e Garibaldi è stambien personaggio molto controvertito nel mondo. E vabbè, allora sentiamo Francisco se c'è. Francisco? Hola Francisco? No? Aspettiamo, magari. No, hai verrà il dopo. Microfono aperto. Aperto. Allora, chi dobbiamo ascoltare? Adesso ascoltiamo Sofia. Vediamo Sofia. Ancora non l'ho scelto. Sì. Sofia Calvo. Chi era Sofia in un'altra epoca, in un altro mondo? Bene. Una sirena? Sì, sicuro. No. No. La sirenetta di Walt Disney. En lugar de irme al pasado, me gustaría irme al futuro, pero si regresara al pasado, me gustaría volver al año 297 antes de Cristo, porque existía la Biblioteca de Alejandría y pues me hubiera gustado devorar todos esos libros que se perdieron, que el incendio los acabó. Me gustaría devorarme todos esos libros, no dormir por estar leyéndolos, y bueno, y si regreso al presente, aportar con algo. Pero me gustaría irme al futuro, no tanto el pasado, sino al futuro. ¿Por qué? Al futuro para regresar a este presente, pero al futuro solamente para traer más tecnología, para ayudar al mundo, para salvar a los niños de las guerras, a los ancianos. Para mí, irme al futuro es soñar en grande, pero a la vez un mundo mucho mejor. Me gustaría
ir al futuro, regresar a este presente y aportar, a veces aportar quizá con una burbuja, hacer burbujas donde en plena guerra los niños sean protegidos, puedan ingresar a esas burbujas y las burbujas estén en el aire, no estén en la tierra, para que esos niños no pierdan sus manos y sus pies, sus cuerpos mutilados. Me gustaría que inmediatamente, cuando estalla una guerra, esos padres puedan activar un dispositivo para que los proteja inmediatamente al niño, que el niño lleve un dispositivo en su cuerpo, para que inmediatamente lo accionen como un paracaídas, pero que los cubra. Y inmediatamente empieza a elevar esa burbuja. Y esos niños empiezan a estar en lo alto, no granadas de guerra, no pisan granadas de guerra, ni tampoco están dentro del fuego, están en la burbuja, en el aire, esperando que sea un tiempo determinado, no sé, programar ese invento, para que después esa misma burbuja pueda asentar. Pero con estos niños salvos, necesitamos irnos al futuro para volver al presente. Yo creo más irme al futuro que al pasado y rescatar tantos niños, tanta gente que está muriendo ahora en las guerras. Y para mí eso es un poco triste y a la vez muy, muy, me da mucha nostalgia. Entonces salvar así a los niños inocentes, a los niños, a los ancianos, a los que no quieren las guerras, a los que están dispuestos a proteger a sus hijos, los padres a sus hijos, aunque ellos mueran, pero estos niños no, crear un futuro de estos niños que vean el adelanto, que el adelanto de la ciencia se da, no solamente para destruir, sino también para proteger y cuidar nuestra futura generación. ¿De qué vale que los protejamos mentalmente y físicamente? ¿Dónde están yendo sus cuerpitos? Eso haría yo, si pudiera irme al futuro y regreso al presente. Gracias. Grande. Sí. Adesso penso che tocca proprio a me dire qualcosa. Grazie. Questi bei, bravissima. Sì. Sono d'accordo con tutto quello che avete detto, è molto, molto bello, perché anche io avrei scelto un tema così. Ma stasera vogliamo ridere anche un pochettino, visto con tutti questi guai che arrivano con le guerre, le malattie e tutto il resto. Stasera evadiamo un pochettino. Quindi io scelgo un personaggio fittivo, ma molto conosciuto, Cyrano de Bergerac. Un personaggio di Raymond Rostand, uno scrittore francese, il quale era innamoratissimo di sua cugina Rossana, e il giorno in cui si era deciso finalmente, aveva un grande, io racconto per chi magari non conosce, ma credo che tutti lo conoscano, Cyrano, era innamorato di sua cugina Rossana, e il giorno che decide di dirgli, di dichiarare il suo amore a lei, lei dichiara che è innamorata di Christian. E quindi lui si astiene dal dirle che l'amava, perché aveva un problema, un grande naso, ed era anche tema di grandi dispute, di duelli, per chi lo offendeva, chi nominava la parola naso. Questo era il personaggio in sintesi. E stasera però io lo voglio presentare come il personaggio che mi sarebbe piaciuto essere al posto suo, dunque io mi vedo al posto suo, anche se il mio naso non è da meno forse, e voglio semplicemente quello che mi piaceva, ecco, quello che mi piaceva di questo personaggio era la sua poesia. Aveva una parola per lui, non parlava, lui poetava e esprimeva il suo amore con la poesia, poiché io sono
un amante della poesia, mi identifico un pochettino in questo personaggio un po' romanzesco, sì, un po', diciamo, facile alla baruffa per il motivo del suo naso, e lo trovo simile, molto delicato nei suoi pensieri, molto, molto poeta. Io adoro i poeti. Ma tu ti vedresti in quell'epoca, in quel personaggio? Mi vedrei in quel personaggio con un cappello con la piuma. Questo naso lungo e la spada pronta ad afferrare e affrontare tutti quelli che oltraggiano il mio naso e non solo. Ecco. Anche, non solo, anche, però è talmente spavaldo che diventa quasi, non dico burlesque perché andiamo in un altro campo. Vabbè, però è... E quindi diventa la burla anche di tante persone che lo circondano, però lui soffre enormemente per questo amore che non ha potuto, no? Per l'amore che non ha potuto raggiungere, e si sostituisce con la sua poesia, come se fosse lui a dirla alla sua amata, tramite il terzo incomodo, Cristiano. E allora Cristiano recita le parole di Cyrano. E questo mi piacerebbe. Mi piacerebbe dare dei consigli agli innamorati che non sanno poetare. Bene. Ecco, per quello ho scelto Cyrano de Bergerac. Un bel personaggio, stupendo. Un bel personaggio. Beh, non è uno, diciamo, che uno avrebbe menzionato così, te lo sei andato a cercare, proprio interessante. Allora, non è facile, no? Scegliere un'epoca. No, perché ce ne sono tanti di personaggi. Non è facile elegir una epoca. Non potrei elegir, también, però talvez è stato nella biblioteca di Alexandria, también. No, non so in che epoca mi hubiera gustato vivere, perché sempre ha habido guerras e violencias la terra. Quizás mi hubiera gustato vivere nell'era dei dinosauri. Anch'io ci ho pensato, perché, della pietra. No, perché non había humanos y estábamos tranquilos hasta que llegó el meteorito. E poi finito tutto. Vediamo se è tornato Francisco De Paso Rodriguez. Brava Anna. Toc toc, ci sei. Grazie, condivido. Benvenuti su Cultura Channel, ciao! Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ra-ra. Ciao! Estás escuchando Sin Fronteras, un programa producido por Cultura Project y difundido por varias emisoras y servicios de podcast. Aquí está la lista de emisoras y plataformas que transmiten nuestro programa. Radio Nuestra América, Estados Unidos. Radio Arte Italia. Radio Consciencia Top New Argentina. Radio La Chambrana Colombia. Radio Ecos Poéticos Colombia. Radio Cultura Mallorca España. Radio Onda Góngora España. Canal Televisivo BSN España. Tivifi, Amazon Music, Spotify, Radio Public, Mumbler, iVoox, Live Music Archive, Google Podcast, Remart. Si tienes una emisora y deseas transmitir nuestro programa, puedes escribirnos a info@culturaproject.eu. Que disfrutes la escucha. Ma ce l'ho una poesia, l'ho preparato. Dai. Ecco. Ascoltiamola, dai. Ecco, una cosa d'amore così, la tua voce. La tua voce. Bene. Solo la tua voce, suono leggendario, mi hackerà senza permesso. Una voce calda che mi fa impazzire. Una voce che suona il romanticismo nella mia mente e nella mia anima. La tua voce con me ha superato tutte le voci. Ti amo in tutti i casi di suono, in te. Ti amo in tutti i casi di delirio. Ti amo nella tua tristezza e nella tua gioia. Parlo al tuo respiro con tremore,
e pianto. La mia anima ti segue ovunque tu vada. E la tua voce, amore mio, strappa il sipario del tempo. Quando mi parli, ricevo una tenerezza trasparente. Ti amo più di oggi. Scusami, tesoro, voglio riposare. Dopo aver imparato ad amarti sempre. E come ti perdono sempre. Con la tua voce. Bene, grazie, Suad. E poi, poi abbiamo qui, hola Marta, che placer, Marta. Marta Lucia. Marta si unì al nostro gruppo Cultura Project OI. Bene, allora, mentre aspettiamo è finita. Marta, no, allora, sentiamo... c'è il telefono, è il telefono. Sentiamo il Sofia. Microfono chiuso. Sì, Marta, il microfono. Il microfono apre. Marta, noi intendiamo. Bene, allora, mentre aspettiamo Marta che apre il microfono, sentiamo, non so, vogliamo sentire Sofia. Hai qualcosa, Sofia? Tieni un poema? Sì, voglio leggere un poema referente a lo che stiamo vivendo questa settimana per il poeta Juan Manuel Roca. Già? Y dice así, lo estoy leyendo por ser Semana Santa, Semana de Reflexión, y bueno. Dice así, la crucifixión, elevado en la cruz, hijo mío, te haces cada vez más vertical, tu cabeza, injuriada por espinas, ya toca las más altas nubes. No te puedo alcanzar, no puedo cerrar tu herida con mi mano. Y la sustancia dorada que le dio el Padre te sigue abandonando por la lanzada. Al aire han vuelto los olores de tu nacimiento. Ay, niño mío, crucificado desde siempre, tu sangre cae y quema la tierra y quema los siglos, el tiempo de los pobres y el tiempo de los reyes, con su cada hora tendidos, están ardiendo a tus pies. Mañana todo será nuevo, menos este dolor infinito, y no hay consuelo, solo una pregunta que grito, y acaso tú reprochas. ¿Era necesario que la carne de mi carne sea entregada como alianza entre la ingrata tierra y el cielo? Gracias. Grazie, Sofia. Brava. Grazie mille. Che brava. Molto bella. Hola, Marta. Marta? Ci sei, Marta. Non ti scusiamo. Marta? No. Ma deve aprire il microfono, sì, se è chiuso il microfono non... Vabbè, tu allora puoi andiamo... dirle di aprire lo microfono, ecco, brava. No, questa è Suad. No, è andata via. È andata via. Allora, Rosario Morales Vargas, hai sì. qualcosa da leggere? Tieni sì. un poema? Tengo un poema di León Felipe. León Felipe. Y dice... Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustias del hombre lo ahogan con cuento, que el llanto del hombre lo taponan con cuento, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Autor León Felipe. León Felipe. Brava Rosaria. Grazie. Rosario. A ustedes, corazón. A ustedes. Sofía, te hago saber, amiga, que hace unos días me apareció un letrero en WhatsApp diciendo: te estamos vigilando, los extraterrestres. ¿Qué te parece?
¿En serio? ¿En serio? Yo no sé. Así estaba escrito en mi WhatsApp. ¿El número de quién no, era? No, desapareció, nada más lo leí, desapareció. Oh, qué extraño. Ajá. Mucho te gusta estar en eso. No, yo nunca leo cosas así. ¿Te gusta investigar de los extraterrestres? Las sirenas. La sirena va para Sofía. Ahora es el momento del ruido misterioso. Estamos, bueno. Me dirás si te evoca algo familiar. Ok. Amigos, oyentes, si creéis entender de qué se trata, escribid a nuestra redacción. Okay. Ascolta il rumore misterioso e invia la risposta a info@culturaproject.eu. Escucha el ruido misterioso y envía la respuesta a info@culturaproject.eu. Y os diremos si habéis acertado. El pollo del perro. El pollo del perro, no es el pollo del perro. Anna? Ma vorrei sapere se è stato alterato come suono o è veramente il suono? Un muelle? Allora, Carlo, che cos'è? Hola Marta. Allora, sì. Buenas tardes, ¿qué tal? Jean? Sì. Jean? Sì. Dovrebbe essere un dito su un vetro. Hola Marta. Un dito su un vetro? No. Sì, che scivola. Anna, che dici tu? Un violino da accordare. Un violino da accordare. Puede violino? Sì, no. Sì, sì. È il canto di una sirena? No. Sofia, che opina Sofia? No. Diciamo buonasera a Marta. Sì, intanto Hola. Buonasera a Marta. Hola, buenas tardes para todos, buenas noches. Mi nombre es Marta Lucía Lombana, soy colombiana. Colombiana. Bienvenida. Muchas gracias. Tengo una radio, apenas entré al grupo, no sé mucho de lo que están tratando, pero pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Marta se unió a nuestro grupo hoy, a Cultura Project de Colombia. Estamos encantados. Qué placer. Bene, in questo momento c'è il rumore misterioso. Allora, Cultura Project, lo ricordiamo, è un'organizzazione internazionale per la promozione dell'arte e della cultura e in questo momento, oltre al tema principale, si disquisiva intorno al rumore misterioso. Allora, se avete indovinato, se pensate di aver capito di cosa si tratta, scrivete a info@culturaproject.eu. Suad, tu hai capito un po'? Come un suono di campanello di un venditore che cammina nelle strade. Noi abbiamo così, fa così, vende il gelato. Che vende il gelato. Sì. È come una trombetta allora, più o meno. La bocina di una bicicletta. Bene. Eccolo. Oh, un gallo. Difficile. Può essere anche un seghetto. Marta. Sta flotando un globo. Hai visto? También. Anche lei sul vetro. También può essere, claro. Bene.
La risposta la avrete la prossima settimana. Aspettiamo anche il pubblico. Che allora Marta dice che è un vetro. Anche Carlo ha detto qualcosa del genere. Sì. Ok. Un dito su un vetro. Un dito su un vetro. E vabbè, questo lo vedremo la prossima settimana. Ti sto tomando per aquí cafecito, ahí los invito. Meglio. Grazie. Si te gustas, podemos enviarte el archivo de audio semanalmente y buscar un tipo de colaboración con tu radio. Claro que sí, ¿eh? Claro que sí. Nuestro después de que esté en MP3, el audio lo podemos tranquilamente pasar a través de la radio. Sí, nuestro objetivo es difundir el arte y la cultura, como vosotros. Por todo el mundo. Si quieres colaborar con el proyecto Cultura, eres bienvenida, claro. Marta. Okay. Claro que sí. Sí. Quindi Marta è una poetessa colombiana, ma che vive in Messico. Che vive in Messico ed è molto attiva ed ha anche una sua emittente, una radio, Radio Eco. Poetico, che poi proprio ieri gli ho scritto questa radio, quindi Eco Poetico, sì, Eco Poetico Radio. Eco Poetico Radio, por ahí les enviaré un enlace, se lo puedo enviar para que lo pueda tener, o si me lo permitan también lo puedo publicar en el grupo para que sí, certo. Muy bien. Il sito l'ho visto, ma non c'era l'indirizzo email. Via il sito, via il solo, sito. Solo il link. Noi stava il correo questa elettronica. Il correo elettronico noi stava il sito, Marta. Questo. Ok, vabbè. E Francisco De Paso Rodriguez. Niente, non sei. Ha il microfono chiuso, ditegli che apri il microfono, perché se risponde noi non lo sentiamo. No, ma non ci sente nemmeno, non sente nemmeno. Ok. Non sé. Sì. Allora, adesso... Adesso vorrei leggervi una mia poesia in spagnolo e italiano, è piccola. Vai, Anna, vai. Lacrime di sole. Varcando le ombre della sera, stelle dal firmamento caduti in terra, vidi brillare sprazzi di luci intermittenti che il sole fattosi rapire dalla sera aveva lasciato dei suoi raggi in dono lacrime lucenti che tramutò in lucciole per una notte estiva. Allora, in spagnolo, giusto un attimo. Lágrimas de sol, surcando las sombras del atardecer, estrellas de firmamento cadían en la tierra vi brillar. Destellos de luz parpadeantes que el sol que se hizo secuestrar por la noche, dio su rayón su rollos como regalo, lágrimas luminosas que transformó en luciérnagas para una noche de verano. Grazie. Brava Anna, come al solito. Scusate, brava. Il mio spagnolo è pessimo. Muy bien. Hablamos de épocas pasadas y... Si pudieras vivere in una pellicola o libro storico, per esempio, qual seria, Rosario? L'attualità. L'attualità. L'attualità perché è la única forma in cui possiamo hacerlo consciente di che possiamo cambiare. Ci sono molte cose da cambiare in questo periodo. Poco a poco, paso a paso. Sí, por evitar de repetir los errores del pasado. Así es. Soprattutto. Yo sería Cupido.
Sì, Cupido. Dov'è l'arco? Sì. Wow. Io seria Cupido. Cupido. Ah. Pensiamo che è il passato su un lugar de che apprendere o de che huir. No, eh? io credo che no, che non si deve de huir, perché uno risponde al momento, alla circostanza. Y no podemos ver las cosas con otros ojos que en el momento en que lo estamos viviendo. Entonces respondemos a él coherentemente con el momento. Uh-huh. ¿Mm? Por eso, si fuera yo del pasado, yo seguiría siendo yo, porque soy esencia. Y al ser esencia solamente, lo que cambia son las cosas, pero sigo siendo yo. Claro. Y si no, Marta, ¿hay alguna figura histórica que admires particularmente? ¿De Colombia, de México? Bueno, pues tengo el referente de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Su pueblo natal, Aracataca, que es imaginario además, pero que es inspirado en el pueblo en que él vivía, una historia totalmente inspirada en su pueblo. Y me gustaría, pues, o sea, si uno pudiera, digamos, volver al pasado o esto, me gustaría vivir en Aracataca, conocer Macondo. Y, pues, es que las figuras que tiene Gabriel García Márquez en sus novelas, que es realismo mágico, son encantadoras. Pues, hay muchas cosas que son inexistentes, que son inexplicables, pero que en la mente de él como autor las hizo vivas, como a un personaje que vive rodeado de mariposas amarillas, ¿no? Mauricio Babilonia. Entonces, pues es algo ilógico, pero sería lindo verlo, ¿no? Sería lindo conocer qué sentimientos motivó a nuestro Nobel de la literatura, Gabriel García Márquez, Nobel colombiano, a escribir Cien Años de Soledad y todos los libros que escribió. Como el ahogado más hermoso del mundo también, ¿no? Entonces, me encanta como él redacta todos estos cuentos y todas sus historias, y el realismo mágico que usa es impresionante. Entonces, es lo que me gusta de él. También hubo muchas mujeres importantes en Colombia, ¿no? Sí, también, y tenemos muchas pintoras como Débora Arango, cantantes muy importantes. Dejemos de Shakira, porque Shakira, pues, ahorita muy, que es por lo que se distingue generalmente a las colombianas, pero hay más que Shakira en Colombia. O sea, hay mujeres artistas, mujeres cantantes increíbles que se han dado a conocer en el mundo. Y que buscan dar a conocer a Colombia de una manera diferente, ¿no? Porque es la parte cultural, la parte artística, la parte social de Colombia, que es muy rica. En sí, el territorio colombiano es muy. De hecho, yo soy artesana y las figuras que hago son alusivas a Colombia, a la raza afrodescendiente colombiana, porque además de que admiro mucho a las mujeres afrodescendientes de Colombia, porque son muy bellas, también han mostrado la riqueza de Colombia con sus valores y con su arte. Entonces, eso me gusta mucho. ¿Tenéis preguntas por Marta? ¿Tenemos preguntas por Marta, no? Pues bueno, lo primero es que, bueno, yo no hablo italiano, veo como muchos hablan italiano, yo solamente hablo español, sí, pero sí. Quisiera saber de dónde es, por ejemplo, Sofía, que no la escucho hablar, no dice nada, solamente mira. Se te entiende bien. Todo lo que hacen. C'è una domanda per Marta, lo dico anche in italiano, poiché sì, siamo anche italiani. Aquí se hablan todos los idiomas. Allora, avete domande per Marta Suad? Allora, voglio sentire una poesia da lei. Vuoi sentire una poesia di Marta? Ok. Sì, claro che sì. Usted me dice quando. Si tienes. Sí, claro. Cuando guste.
Vamos con este que se llama Megalómana del verso. Bene. Megalómana del verso. La luna brilla con ese furor ciego que es señal inequívoca de mi desvarío. Parece que vivo en un tiempo de sacrificios. Mi piel huele a dolor, a heridas abiertas. Mis poros respiran nostalgia cuando las flores abren sus pétalos. Mi alma va cerrando sus puertas. Mi prosa cuenta su furia con esta manía dolorosa llamada silencio. Soy megalómana del verso que huye para escapar de su realidad. La prisa de las horas me consume con saña, me arrebata esperanzas. La vehemencia de mi locura es tanta que deliro con el beso que suspendió en el tiempo, se quedó. Es violenta esta pasión que me calcina, que como espesa neblina se levanta frente a mí, oscureciendo mi vida. La lluvia trae a mi memoria como un sueño, mi naufragio envuelta en llanto. Añoro el abrazo. Mi pecho reclama las amadas manos que un día despertaron mi pasión. El frío de la madrugada me estremece con un leve temblor. Mis ojos parecen sin vida, esperando acostumbrarse a mi propia oscuridad. ¿Qué marca dolorosa ha tatuado tan cruelmente mi piel? ¿Qué castigo llevo a cuestas en esta desolación? Mi voz se quiebre vida en un adiós en vida bajo un cielo de luto donde nuestras almas se alejan sin reparación. El adiós hace eco en la noche, se pierde mi alegría. Las lágrimas caen como la lluvia contra el cristal. Se quiebra el corazón en este adiós fatal. El sueño se desvanece en el viento. Queda un triste lamento en esta despedida sin retorno. El abismo abre, me hundo. Cada palabra dicha es un puñal en el pecho. Un puñal que mata con crueldad el amor que existió. En la soledad de esta noche fría, digo adiós a lo que amé. El silencio es testigo de mi amargo dolor. Me hallo presa de esta sin razón. No existe tiempo que cure las profundas heridas. Se rompen las rutas de mi vida, marcadas por la eterna tristeza y devorada por la desolación. Muchas gracias. Grazie, che bella gara. Noi siamo qui tutti i giovedì, quindi sei libera di partecipare quando vuoi, Marta. Estamos aquí todos los jueves, Marta, y puedes unirte cuando quieres. Muchas gracias. Ahora me gustaría someterlos a todos a un juego diabólico. Adesso Rosario, c'è una... Rosario. Sí. Bienvenido. Uno scioglilingua diabólico. La palabra infernal. La palabra infernal. La parola infernale. El juego que pone a prueba su dicción y agilidad lingüística. Desde pequeños, los trabalenguas han fascinado y frustrado a generaciones con sus frases complejas y a menudo sin sentido. ¿Okay? Hoy tendrán la oportunidad de demostrar su maestría lingüística frente a todos. Bueno, allora, siamo tutti pronti con la, la parola infernale. Allora, este es un trabalenguas clásico muy conocido en Italia, ¿ok? Que tenemos traducido en español. Allora, es un scioglilingua clásico, muy conocido en Italia, que tutti abbiamo provato a ripetere senza riuscirci mai, velocemente. No. Ok. Apelle, figlio di Apollo, fece una palla, di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pollo fatta da pelle, figlio di Apollo. Allora, è così. Apelle, figlio di Apollo, hizo una pelota de piel de pollo. Todos los peces salieron a la superficie para ver
esa hermosa pelota de piel de pollo hecha por Apel, hijo de Apolo. Ok? Allora. C'è anche in spagnolo o l'hai tradotta Tessa? L'ho tradotta. Allora, ah, Carlo Coppola, vai. Vai, io posso dire... Apelle figlio d'Apollo, fece la palla di pelle di pollo. Tutti i pesci venivano a galla a vedere la palla di Apelle fatta da pollo. La palla di pelle fatta da pollo. Tutte queste palle... Allora, Suad? No. In arabo, dai. C'è una cosa in arabo così, assomiglia a questa simile. No, arabo, dai. Il gerd andha gedr, il gerd andha gedr, far gedr il gerd, gabl gedr il gerd. È una cosa così. Sì, in arabo, ma allora, in italiano non... Rosario deve ripetere questa in arabo, dai. In arabo. Rosario dice R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros, cargado de azúcar del ferrocarril. Muy bien. Oh, dilo tú. ¿Ah? Jan, no. Dilo tú. Ah, ah. No, non la conosco. Però ce n'erano altre. Aspetta, ne avevo altre. Allora, la capra. La capra. Com'è? No, sopra la panca la capra, campa sotto la panca la capra, crepa. Crepa. No, adesso ne troviamo. Sopra la panca la capra. Campa piano è bello, ma quella devi dire sveglio, come lo voglio dire io a pelle tutto però, Apelle, figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pollo fatta da Apelle, figlio d'Apollo. Allora. Oh, mamma mia! È lunga! Allora, Rosario, scusa, sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra... Campa. No, la capra canta. No. Canta. Canta? Facciamola io cantare. Sapevo campa, scusa. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Crepa, ecco perché. Ah, campa la, crepa. La capra tira al monte. La capra... No, la capra tira... Sopra il banco la capra sobrevive, debajo del banco la capra muere. Bueno, la capra sube il banco e si se cae, se muere. Capito? E Sofia ce n'ha uno suo? Sofia io algo pequeñito, algo pequeñito. È pequeñito, così è più facile, dice así. Vai en un plato de trigo tres tristes tigres comen trigo. Sí, tigre contro tigre. Sí, está en italiano. Okay. Sta in italiano, non è facile quello. Tigre contro tigre, tigre contro tigre, tigre contro tigre, tigre contro tigre. Ce n'è un altro. Allora, papà pone pan para Pepin, para Pepin pone pan papà. Para Pacin, para papà, para Pacin. No, questo suona. Papà pone pan para Pepin. Para Pepin pone pan papà. Okay. Para papà pone para papà pone pan para Pepin para papà pone pan para papà. Ma ce n'è un altro in spagnolo molto carino. Camarón caramelo caramelo camarón. Vabbè, questo è. Camarón caramelo caramelo caramelo. Gamberi caramello caramello gamberetti. Vabbè. Non va tanto in italiano. Camarón che se duerme allora... se lo lleva la corriente. Allora, questo è difficile. In italiano con la traduzione. Allora, Eva dava l'uva ad Ava, Ava dava l'uova ad Eva, ora Eva è priva d'uva, mentre Ava è priva d'uova. Mamma mia! Scusa. Eva le dio uvas a Ava. Ava le dio huevos a Eva, ora Eva sta sin uva. Mientras che Ava sta
Sì, la piena di uva, mentre l'altra è la piena di uova. Ok, Eva dava l'uva ad Ava, Ava dava l'uova ad Eva, ora Eva è priva d'uva, mentre Ava è priva d'uova. Eva dava uva a Ava, Ava dava uovo a Eva. Eva dava uva ad Eva. Mamma mia, come siamo? E il otro si quedò sin huevo. Ecco qua. E fecero una frittata. Ecco. Allora, Sofia, solo la tigre. Solamente la tigre. Un tigre. Io ce n'ho uno molto. Un triste tigre comía trigo en un trigal. Marta, dirte alguna mujer. Marta, hola, el Papa. Porque no uno dice. Vive un. Para Valentín. Para Cutimiricuaro. Una es. En colombiano. En colombiano, tengo una. Sí. Tengo una gallina pinta, pipirialegre y gorda que tiene tres pollitos pintos, pipiripintos, pipirialegres y gordos. Y la gallina no hubiera sido pinta, pipirialegre y gorda. Los pollitos no hubieran sido pintos, pipirialegres y gordos. ¡Ah! Muy bien. Ese está muy bueno. Traché. Ahora ya. Brava, brava. Brava. Dilo, Ana. Suat, ce n'è uno ancora te? Io ce n'ho uno. Vedete se arrivate a dirlo. Al pozzo di Messer Pezzino dei Pezzi, vi era una pazza che lavava le pezze coi pizzi. Venne Messer Pezzino dei Pezzi, prese la pazza coi pezzi coi pizzi e la buttò nel pozzo che puzza. Ecco. Brava. Allora, essa una, madre. Sì, una in francese. Sì. In francese. Ah, ce n'hai qualcuno, dai. Sì, un petit plus pic plus con un gros plus ne pic. Ok, una pulce piccola morde più di una pulce grande che non morde. Una pulga pequeña pica más que una pulga grande che non pica. Ok? Una pulga chica pica más que una pulga grande che non pica. Un petit plus pic plus que un gros plus ne pic. Va bene. Petit plus, plus que non in plus longue che non la si ne picchio. Non la conosco. Allora, il Papa pesa e masciacca il pimiento in Pisa. Pisa pesa e masciacca il pimiento para il Papa. No. Il Papa pesa e pesta il pepe a Pisa. Pisa pesa e pesta il pepe al Papa. Il papa pica pizza. La pizza? Pica. No, la pizza non c'era la pizza. Pica. No, è stata la pizza. Piede pipa, piede pipa, papa. Se detto questo, vabbè, insomma. Il papa, conosce il papa, no? Il papa pesa e pesta il pepe a Pisa. Pisa pesa il pepe al Papa. Pesa e masciacca il pimiento in Pisa. Pisa pesa e masciacca il pimiento para il Papa. Vabbè. Il Papa pica il pimiento para pizza e la pizza pica pimiento para il Papa. E la pizza? la pizza ce la mandiamo. Suad, ce n'è un altro in arabo? No. No, adesso non viene nella memoria. ¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mira este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme, pues, que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos.
ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargadas por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento. Y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto. Ni que con los ojos de artista solo contemple un objeto, ante el que exclame admirado, qué torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarlo en las calles, entre las gentes sin techos, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no las busque en las estatuas, en los altares y templos. Ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Muchas gracias. Esta poesía fue hecha y escrita por Gabriela Mistral. Voz y declamador de Francisco de Paz. Gracias. ...1945... aspettando la primavera. Cade la neve dolcemente come farina sul marmo, dove mia madre impastava nei giorni di festa. Il pesco, il melo, bianco come l'ulivo. In casa, dal camino, il tepore della quercia. Mio padre come un guerriero a farla a pezzi. A terra un bianco tappeto come terra inesplorata, dove il seme del mondo riposa. Anche mio padre riposa. Pochi sanno quando e dove. Bianco lo steccato, la rete, il filo spinato. Dal camino il respiro del pane, la legna come occhi di prigionieri che aspettano di essere contati. Ancora la neve, come un'anima tenta di nascondere parole che urlano nella mia testa. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera cibo caldo e visi amici. Io sono nato nel 46, poco dopo le stelle cadenti. Non ho un parente da piangere, non ho nidi vuoti, come sacchi appesi alle pareti. Nessuno deve tornare, ma a volte quando cade la neve piange anche il mio cuore. Mia madre, come nel bosco la quercia, era regina. Ora, sotto il peso dei suoi anni, seduta alla finestra, sta pensando. Non voglio disturbarla, aspetta la primavera. Bene, noi allora adesso salutiamo tutti, ringraziamo tutti per questa splendida serata che abbiamo avuto qui insieme. Vi ricordiamo che Senza Frontiere, Sin Fronteras è un programma
prodotto da noi che vedete qui di Cultura Project e viene diffuso in vari paesi del mondo attraverso radio, emittenti e servizi di podcast. Gracias a todos. Vogliamo fare i saluti? Saludos a todos. Gracias. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buenas noches. Alla prossima. Buenas noches. Ciao. Radio Francisco, Sara. Poi chi c'è? Marta, Suad, Sofia. Marta.